Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di lasciare un like se questo video vi è stato utilissimo. In questo tutorial vi spiego come risolvere i problemi all'avvio di The Sims 4, che è stato rilasciato gratuito pochi giorni fa, anche se è un gioco vecchissimo, però alla fine è diventato gratuito. Quindi, per problemi all'avvio ho dovuto fare questo tutorial perché nei commenti ho ricevuto una segnalazione che il gioco non parte a causa di un errore formato da lettere e numeri e con tanti 0 e poi 4D, 5B e cose così. E quindi ho detto, ah, quindi The Sims 4 non funziona, non si avvia. Quindi, può essere a causa dell'antivirus. Può essere a causa che il gioco è rotto, quindi per aggiustarlo basta andare su Gestisci e poi facendo una riparazione. Una volta fatto, se per quelli su Windows 10, per quelli su Windows 11, se avviate il gioco e qui in basso a destra esce una notifica del Windows Defender che vi blocca The Sims 4, significa che l'antivirus ha bloccato The Sims 4. Quindi, se noi andiamo un attimo sulle impostazioni del nostro Windows Defender, andiamo sulla cronologia della protezione per quelli di Windows 10, come ho detto pure Windows 11. Se c'è una notifica tipo come questa, eccola qui. L'accesso è stato bloccato, quindi The Sims 4 e 64.exe, come potete vedere. L'antivirus l'ha bloccato, quindi se andate su azioni e mettete la spunta abilita questa opzione a The Sims 4, state certi che il gioco andrà, di sicuro andrà. Se invece non va, disattivate del tutto l'antivirus. Quindi io ho visto che non posso disattivarlo su Windows Defender, devo per forza andare su Avast e fare disabilita permanentemente, oppure andare un attimo su Defender Firewall, impostazioni avanzate, opzioni, no, un attimo, era su stato firewall disattivato. E fate applica ed è disattivato. Ok, un attimo, vado qua sopra. Cronologia della protezione. A me esce questo, che il firewall dominio è disattivato. Tutto disattivato è tutto. Ok, tutto. Io adesso lo riattivo perché mi serve. Faccio applica. Ok, sì. Chiudere, chiudere. E abilito e avvio The Sims 4. A me The Sims 4 funziona. Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto riguardo a questo errore di The Sims 4. E ragazzi, se vi è stato d'aiuto questo video, ragazzi, vi consiglio di lasciare un like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!